diciamo grazie al Signore per questo che ha dato a noi, che fa fare una giornata così bella, una festa così bella in compagnia di tutti gli amici e poi accompagnato dalle nostre amici più cari animali, i cavalli e i cani che sono già da migliaia di anni al servizio dell'uomo. Grazie al Signore. Chiediamo al Signore che protegge durante questa caccia, che protegge i nostri cavalli, che protegge i cani e protegge anche tutti i cavalieri e tutti possono tornare sani e contenti a casa. E in nome del Signore, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Auguro una buona caccia. Presidente, scusaci, qual è stato il tuo momento più bello quest'oggi della caccia? Oggi? Quando ho smesso di piovere. In realtà è proprio così, perché si soffre. Quando si organizza delle cose e ti viene questo scroscio veramente, direi, tropicale, un po' ti preoccupi. Pioggia, sole, è stata una bella caccia. Sì, appunto, per il resto la caccia è stata bella comunque. I cavalli facevano un po' più di fatica, soprattutto sulle salite,
però insomma li abbiamo risparmiati. In ogni caso la giornata è stata stupenda, anche perché nonostante la pioggia Sant'Uberto ci ha protetto, perché lui, poverino, la pioggia era talmente tanta, tratteneva, però ci ha dato, diciamo, quell'idea di interrompere 10 minuti prima, e difatti, come abbiamo fatto piede a terra, è venuto giù il diluvio. Viva Sant'Uberto! La padrona di casa, Marilisa, dopo una grande caccia, un grande successo anche quest'anno, la buona gastronomia toscana. Sì, grazie, sì. Sai, stiamo cercando sempre di partecipare anche ai nostri ospiti, così questa ricerca che stiamo facendo da quando viviamo qui è una cosa estremamente interessante, e quindi è giusto anche condividere con gli amici questi momenti. Qual è stato il momento più bello per te di questa caccia che tu hai immortalato? Sicuramente il passaggio che c'è stato sull'acqua, dove tra l'altro c'è stata una caduta che non ha... Sono cose che capitano in caccia. Sì, non ha avuto alcuna ripercussione. È stato bello vedere passare prima i cani, saltare l'acqua e poi tutti i cavalieri dietro. C'è stato un momento in cui tutti i cavalieri si sono parlati per come passare così. E poi sicuramente l'ultimo run dei cani, che è stato potentissimo. E comunque a vedere lavorare i cani oggi era stato veramente stupendo, perché erano in forma e... Tu come l'hai vista quest'oggi la tua caccia? La caccia di oggi? Sì, il momento più bello, il momento più emozionante per te. Io trovo la cosa bellissima che in luogo di vecchia cultura viene fatto questa vecchia cultura della caccia alla volpe o caccia a cavallo, che era il primo uso del cavallo, era proprio per la caccia. E qui dove tutta la zona... respira proprio il Medioevo, possiamo fare questo tipo di caccia con i cani, con i cavalli, questo insieme, e vivere la natura. Grazie, una bella immersione nella natura. Ecco, qui ci sono due amici triestini. Qual è stato il vostro rapporto quest'oggi col cavallo, con i cani, con la natura? Bellissimo, in piena natura, voglia di correre, di andare, nonostante il terreno che era un po', diciamo, problematico dopo la pioggia, ma insomma è un'esperienza unica andare a cavallo. Ecco, per te qual è stato il momento più bello quest'oggi, a parte la parte gastronomica? No, il galoppo, io galoppo sempre volentieri. Il galoppo è meraviglioso. Evidentemente. Bene. Com'è stata la tua giornata oggi? Oggi è stata fantastica, come ogni volta che vengo qui a Spineto, perché è un'accoglienza straordinaria, che è irripetibile, e solo loro riescono a creare questa atmosfera, devo dire, di amicizia e di coesione. A parte la caccia che è stata bellissima, ringrazio voi tutti e soprattutto i padroni. Il momento più bello qual è stato? Il momento più bello, emozionante, visto, diciamo, che vabbè, oggi mi prendete in castagna, era il compleanno di mio marito, sono stati gli auguri per lui. Più emozionanti siete tutti voi, perché io sono entrata tutta nuova in questa atmosfera, è bellissima, tutto qua. Cos'è la cosa che più emoziona per un estraneo, diciamo, uno che per la prima volta segue una caccia alla volpe? Estraneo non sarei, sono rimasta a bocca aperta, poi ha piovuto. In quel momento ci siamo messi a correre, tutto qua, ma siete tutti quanti super accoglienti, tanto carini, tutto benissimo, qua. Benissimo. Grazie a voi, buon proseguimento. A cavallo! Passo!